Ciao a tutti ragazzi, credevate che il 2020 finisse così? No, infatti è arrivato un nuovo pacco, 30 dicembre, quindi questo video uscirà il... Io ritorno a casa il 2, quindi il 3 di gennaio 2021, quindi inizia un nuovo anno con un nuovo unboxing. E questo qua entra a far parte non della Mythic Home, ma della mia attrezzatura fotografica, ma ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, come avete potuto vedere dalle stories di Instagram, ho avuto quest'anno, ho preso una nuova fotocamera, e quindi parliamo di Nikon D5200, che è qui con me, l'ho presa da mia sorella, perché anche lei ha fatto un upgrade fotografico. Allora, io sto aprendo adesso il pacco ed eccolo qua. Allora, ci siamo quasi. E cosa potevo abbinare alla mia nuova fotocamera? Non potevo che abbinare un nuovo obiettivo perché fa veramente la differenza. L'obiettivo Tamron AF70-300, quindi è un obiettivo che porta con sé sia l'autofocus, ma per lo più gestione manuale sia della fotografia e sia dei video. Allora, ok, 5 anni di garanzia, bene, meglio così. Andiamo subito ad aprirlo e vediamo un po' com'è questo obiettivo. La solita manualistica che sicuramente non mi servirà. E ragazzi, ah, beh, però allora io l'avevo preso senza il paraluce, però devo dire che il paraluce, dai, ci sta. Allora, paraluce, vediamo se riesce a mettere a fuoco la fotocamera. Ok, perfetto. Adesso andiamo a prendere l'obiettivo vero e proprio. E voilà. Allora, Tamron, eccolo là. Questo è l'obiettivo. Intanto continuano ad arrivare le notifiche. Ve lo faccio vedere. Purtroppo manca la seconda inquadratura perché, come non subito, non mi sono portato con me l'adattatore dell'altra SD card. Quindi, altrimenti avrei avuto anche una seconda inquadratura. Ok, quindi come potete vedere, anche qui dall'etichetta 70-300. Adesso vediamo un pochino. Beh, devo dire che è una lente fantastica, quindi l'ho preso sia per... Ok, ecco qua. E attacco Nikon. Vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco. Ok, eccolo qua, il classico attacco Nikon. Ok, adesso io metterò in pausa questo video e vi porterò qualche scatto fotografico. Vi porterò qualche scatto fotografico sia dell'obiettivo base 18-55 e sia dell'obiettivo, nuovo obiettivo che ho preso AF70-300. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo. Allora ragazzi, rieccomi qua, obiettivo montato, ho fatto già alcuni scatti fotografici come avete potuto vedere e devo dire che l'obiettivo veramente si comporta molto molto bene. Allora, eccolo qua, però questa qui non è la mia fotocamera con cui sto registrando i video, questo video che ho preso di recente, ma questa qui è la Nikon D750 di mia sorella. Abbiamo fatto anche alcuni scatti fotografici da questa fotocamera con questo obiettivo e devo dire che sono veramente niente niente male. La cosa bella è che è uscito, come ho detto già all'inizio dell'unboxing, all'interno anche il paraluce, che anche questo durante gli scatti fa la sua differenza. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ok, veramente fa la sua differenza. Quindi ragazzi, vi ripropongo nuovamente gli scatti, eccoli qua, ad alcune distanze, ad alcune messe a fuoco. Mi sono fatto scattare qualche foto anche io da questa fotocamera di mia sorella e si comporta veramente molto molto bene. Adesso l'unica prova che devo fare la prossima volta con video un pochino più strutturato è provare a fare delle riprese video, non so, magari da cavalletto, prova di un prodotto,
in futuro sì, sicuramente arriveranno dei video da questo obiettivo. Allora ragazzi, io di questo obiettivo lo trovate su Amazon, un obiettivo della Tamron 70-300, ve lo ripeto, e trovate il link qua in basso in descrizione, lo pagate attorno ai 130-140 euro. Vabbè, io ho avuto alcuni buoni sconto, li ho applicati e l'ho pagato poco più di 100 euro, quindi io ho pagato questa somma qui, però con il link qua in basso in descrizione, 130-140 euro, riuscite a portarvelo a casa. Ma non solo, lo trovate per Nikon, ma trovate anche il connettore per fotocamere Canon e trovate anche tante valide alternative, tanti altri tipi di connettori per altri tipi di fotocamera, anche la Fujifilm se non erro, cose del genere. Comunque, in altri casi fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi ditemi che ne pensate di questo obiettivo, se qualcuno di voi già lo utilizza, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E come al solito ragazzi, fatemi sapere con un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, quindi lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché ci tengo tanto. Dai ragazzi, per anno nuovo arriviamo a questi maledetti 10.000, che oddio, sto sudando a ricevere i 10.000 iscritti, ma va bene così, quindi iscrivetevi perché per l'anno prossimo voglio arrivare ai 10.000. Ho detto tutto. E al di fuori di questo, condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale, ma soprattutto mi trovate anche su Instagram @miticosnake, ve lo ricorda sia l'animazione qua in basso, ma trovate il link al mio profilo anche qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video. Ah ragazzi, dimenticavo una cosa, forse non l'ho detto, vabbè sì, attivate anche le notifiche, vabbè sarà stata una mia dimenticanza. Ci vediamo domenica qui con un nuovo video. Ciao! Intanto io vado a provare, beh, adesso lo smonto da qui, lo provo sulla mia Nikon e beh, dai, vado a sperimentare qualche scatto, qualche ripresa video. Vi aggiornerò su Instagram. Ok ragazzi, non spoilerò nulla. Ciao!